Ci sarà un gara 5, è stata una battaglia proprio intensa. Abbiamo lottato dall'inizio alla fine perché, come si è potuto notare, all'inizio loro erano più con una fotta, diciamo, erano più aggressivi di noi, infatti andavano a ribalzo in attacco molto più facilmente e noi siamo stati bravi comunque a riagganciarci a loro e poi di testa siamo stati fortissimi fino all'ultima difesa di Mattia che è stata super e infatti faccio un sacco di complimenti perché ci vuole tanta testa al 40° minuto fare una difesa del genere. E niente, adesso ci prepariamo per la battaglia finale, insomma, che sarà durissima perché come abbiamo potuto vedere il campo di Omegna è diciamo un campo difficile, è molto ostico e insomma, però andiamo là per vincere, quindi. Ecco, quella difesa di Magrini all'ultima azione è stata un po' la sintesi della voglia di non andare in vacanza già da stasera. Esatto, è stata proprio la sintesi perché non abbiamo proprio voglia di mollare, di finire il campionato adesso. Niente, adesso c'è da ripetersi con la stessa voglia, cioè probabilmente anche di più perché comunque oggi la fatica si è sentita, però dobbiamo, diciamo, superare anche questa perché sarebbe veramente brutto andare fuori con due partite vinte così, con grande voglia. Sarebbe veramente una delusione, quindi non dobbiamo assolutamente essere rilassati, dobbiamo caricarci. Adesso domani faremo un bel po' di riposo e ci iniziamo a preparare mentalmente da domani, insomma. Il vostro allenatore dice che avete ancora tantissime energie, anche perché poi vincendo ovviamente uno fa il pieno. Beh certo, senz'altro, quello, le vittorie danno sempre più fiducia e carica, quindi niente, dobbiamo prendere questa energia positiva e portarcela in campo mercoledì. Assoluto, fate fatica a giocare come avete giocato in attacco per tutta la regular season. D'accordo che Omegna è una squadra di livello al top, però sulla distanza di quattro partite, forse soltanto in gara 3 abbiamo visto gli spazi di altissima qualità che avevate. No, diciamo che a mio parere loro sono una squadra, diciamo, dall'1 al 5, sono molto grossi, anche Gasparini, la guardia, e quindi loro facendo questa difesa con molti cambi così riescono a intasare bene l'area, a chiudere, e quindi anche quando diamo la palla dentro comunque gli spazi sono ristretti. E a volte si fa più fatica perché, ma io penso sia appunto la struttura che ha Omegna, però noi comunque in queste quattro partite penso che l'abbiamo abbastanza studiata. Adesso nelle ultime due sì che eravamo in casa, abbiamo un po' cambiato il nostro rendimento offensivo, l'abbiamo mossa un po' di più rispetto alle prime due. E niente, c'è da far così anche in gara 5, insomma, muoverla di più, andare dentro o fuori, perché se la stagniamo sotto o sul perimetro, comunque loro sono bravi a chiudere anche cioè gli uomini che non sono sulla palla, e quindi dopo diventa difficile se la teniamo molto ferma. Ci sono state due bruttissime partenze a Omegna da parte vostra. È da escludere che siate andati là con un approccio sbagliato, soprattutto in gara 2. Che risposte vi siete dati su queste grandi partenze loro? E quali potrebbero essere correttivi per la gara 5? Diciamo che sì, loro ci hanno proprio attaccato anche mentalmente perché erano sempre pronti a rimbalzi offensivi, ci andavano con più cattiveria di noi e niente, il problema di quelle gare lì è stato molto l'approccio, siamo andati subito sotto di 20, poi
proprio per la loro intensità. Loro sono stati molto, molto bravi, ma gli faccio i complimenti a loro perché è così che si deve entrare in campo. Noi siamo stati un po' molli e diciamo abbiamo avuto qualche disattenzione su quello che avevamo preparato tatticamente. Poi c'è da dire che abbiamo anche sistemato alcune cose, sempre parlando tatticamente, e in queste due gare siamo andati meglio.